E un saluto da Darko e... Eclo, ciao a tutti ragazzi! Ciao ragazzi! Ok, rieccoci qua su Jurassic Park. Adesso vedrete uno sfondo diverso, ma ci arriviamo. In primis volevamo avvisarvi che, visto che, insomma, avete visto, siamo arrivati ai 300! 300! Complimenti a noi! Grazie a tutti di esservi qui, anche quelli nuovi che sono iscritti. E allora, come detto, noi che siamo arrivati a 300 abbiamo pensato di fare un giveaway. E direi che ci sarà un prossimo video, adesso non so quando riuscirò a metterlo, se verrà un pomeriggio o una mattina, dove verrà spiegato bene cosa bisogna fare per poter partecipare al giveaway. Comunque sarà molto molto semplice, basterà commentare con la parola chiave sotto quel video. E vi diremo che parola, sì, ma una cosa proprio semplicissima, basta mettere un commento con l'hashtag e la parola chiave che decideremo, quindi esatto. Niente di che. Ora arriviamo alla parte di che c'è sto sfondo. Come sapete, ho già detto un po' nei commenti, abbiamo scaricato le mod, ma la mod è proprio il gioco in sé, quindi dove possiamo fare le... Ci sono i dinosauri della versione del Jurassic Park World dell'ultimo film, le estetiche, perché il gioco di base è lo stesso, cambiano i dinosauri e adesso facciamo una cosa veloce. Ecco qua, come vedete, esteticamente il gioco è molto molto più bello. Abbiamo messo l'HD, la versione HD, quindi dovrebbe essere un po' più bella da vedere come però gioco. Volevamo chiedere un parere a voi, nel esatto. Senso, noi avevamo pensato di riniziare un parco da qua. Che... Però senza fare gli obiettivi, nel senso giochiamo in modalità aperto, che quindi abbiamo un sacco di soldi, quello che vogliamo e ci sono, è già la possibilità di avere tutti i dinosauri. Se questa idea vi piace, con un commento fatecelo sapere. Se volete tenere il vecchio parco, però col vecchio parco non avremo i nuovi dinosauri, invece qua, come potete vedere, abbiamo tutti i dinosauri, anche quelli nuovi. Tanto comunque sia, noi abbiamo pensato che già i primi episodi di Jurassic Park Operation Genesis noi partiamo da zero, costruiamo tutto piano piano, raccattiamo i soldi, quindi era inutile ricominciarne uno da capo qui, piuttosto lo ricominciamo già in modalità libera, dove costruiamo un parco come ci abbiamo voglia noi, con i soldi infiniti. E maggiormente quello che vi interessa di più sono i combattimenti, e quindi vi faremo scegliere tutti questi dinosauri qua, quelli che avete visto. Secondo me va bene come idea questa. Sì, qui. Beh, comunque ci creiamo lo stesso il parco, ci dite come volete farlo, lo ripartiamo proprio da capo. Se no, invece, se non volete, teniamo il vecchio parco e facciamo finché si possono i vari combattimenti lì. Però secondo me voi preferite che noi andiamo in questo nuovo zona, dove abbiamo ci evolviamo, passiamo alla versione, passiamo i film fino all'ultimo e arriviamo a fare il nuovo Jurassic Park. Quindi se l'idea vi piace, già dal prossimo episodio procederemo col spostare tutto in questo parco qua. Esatto, quindi le richieste, se volete, come vi ho già fatto vedere, ma anche alla fine metterò meglio i dinosauri che ci sono e che gli scontri che si possono fare. Sì, così potrete scegliere anche dinosauri particolari, anche dinosauri che in realtà non esistono. Beh, che non esistono, che ci sono. Non sono inventati questi. Ma sono dell'ultimo film. Ma ci sono pure quelli acquatici? Erano gli ultimi di quelli acquatici. E dove li metti, scusa? Io ho visto, ho provato, vanno anche sul terreno, però vabbè. Oh mio Dio. Faremo i combattimenti acquatici, ci inventiamo qualcosa, li mettiamo qua sul bordo dell'acqua e facciamo una gabbia per i combattimenti acquatici. Cioè, guardate anche l'acqua com'è più bella rispetto all'altro. Devo dire che è fatta molto meglio. Secondo me vi piacerà di più se ci spostiamo di qua, in questo gioco qui. Tanto, come ho detto prima, nell'altro parco avevamo raggiunto la quantità che continuavamo a avere soldi, e mal che andava finivamo soltanto la possibilità di costruire strade e le entrate o altre strutture, che tanto lì hanno limite. Qua almeno in questa modalità non ci sono limiti. E poi qua non ci sono limiti, possiamo mettere tutte le strade che vogliamo, tutto quello che vogliamo. Di musseri o di altro, me fa fare 100. Di strade non ne parliamo, numero infinito. Oltretutto, gli edifici sono diversi rispetto all'altro. Ci sono strutture diverse. Adesso me ne metto giusto qualcuna veloce, questa è solo estetica, ma ce ne sono molte altre che poi, vabbè, andremo poi a vedere meglio nel... Certo, non vi vogliamo già spoilerare tutto. No, però se passiamo a questo gioco qua, vedrete anche cose diverse come strutture. Esatto.
Che ne dite? Quindi fatecelo sapere qua sotto. E adesso ripassiamo sul nostro parco normale per adesso. Sì, ripassiamo sul nostro parco per continuare i vostri bellissimi combattimenti che ci avete suggerito. Ok, eccoci di nuovo sul nostro vecchio parco. Fa un po' un certo senso rivedere la differenza. Sì, sì, sì. Però meno luminoso, mi sembra un po' più scuro, che dite? Però procediamo subito con le richieste di The Danger, che aveva... The Danger ci ha fatto una richiesta assurda. Ci ha detto di mettere un macello di Velox in una gabbia minuscola, piccolissima. Quindi direi che la facciamo qua. Facciamo una piccola gabbia. Per prima, essere sicuri, prima devo metti... fare la grandezza di... Oh, già, bravo. Minavo una Nursery, fermi. Prima devi la Nursery. Allora, prima la Nursery, così riusciamo a prendere bene le misure e vediamo un po'. Allora, qui. Ok. E ora andiamo con le recinzioni. Piccola, piccola, piccola. Allora. Più piccola che si può. Ma, che si può fare un ma anche più piccola. Allora. Fammi vedere se si può. No, vedi, più piccola di così non si può. Ah, ok, va bene. Ok, questa è la gabbia più piccola che potevamo fare. E vediamo quanto si può riempire. Vediamo quanto... Quanti ne possiamo fare? Vai di Velox su Velox finché ci bastano i soldi. Però dobbiamo tenere conto che non possiamo esagerare, perché sennò non riusciamo a fare gli altri incontri. Cioè, allora, sicuramente sappiamo come andrà a finire, che si ammazzeranno tra di loro, questo è inevitabile. Sì, quello sicuramente. Però voglio proprio vedere un sacco di Velox lì. Lotta tra dinosauri, chi è? Sono che sempre sta? I Velox di prima. Ui, cosa hai trovato qua? Chi cosa sei? Spinosauro, scommetti? Sì. Sempre lui. Ormai abbiamo solo quello, questo, via. Ma tanto noi abbiamo il barbatrucco per avere anche gli altri dinosauri, perché ormai... appunto con l'altro gioco possiamo avere tutti i dinosauri che vogliamo. Esatto. Qui ci sarà... ci vorrà un bel po' di tempo, perché più piccoli di così non si può. I Velox sono davvero piccoli, ma impazziranno subito, non ci sono né alberi, né cibo, né acqua. Oh mamma, manco l'acqua, cioè, è vero. Comunque direi che ci rivediamo quando sarà un po' più pieno, perché qui passerà un'ora prima che si riempa la stanza. Oh mio Dio, ragazzi. Un po' d'acqua gliela mettiamo perché ci sono dati colore, ma mi sa che non si può, non si... Niente acqua. Non possono bere i nostri dinosauri. Guarda che si sono ammucchiati là. Noi li stiamo mettendo, ma qua davvero ci stiamo mettendo gli anni, onestamente. Tante formiche, tutte impilate lì. Si muovono in fila indiana. Sono tutti trenini. Si incastrano con la coda. Perché si mettono in queste posizioni assurde? Guarda qua, abbiamo l'esercito dei Velox noi. Conquisteremo il mondo con i Velox. Basta, basta, perché non abbiamo più soldi. In effetti sì, mi sa che questo è il numero che possiamo fare, perché sennò finiremo i soldi per gli altri combattimenti. Infatti. Il prossimo combattimento ce l'ha detto sempre The Danger. Vai con The Ed Danger. È l'allosauro contro il Velox. L'allosauro contro il Velox. Ma è piccola, no, anche allora questa. Allora quasi quasi non la faccio perché abbiamo pochi soldi. Andiamo, dove c'era l'allosauro che è morto? Ma così non riusciamo a tenere d'occhio tutto. Mi sposto ogni tanto, tanto sai che ci metto una vita. Allora, ha detto il Velox contro l'allosauro. Quindi facciamo un Velox di qua. E adesso vediamo quando comparirà, quando finisce questo. Mettiamo l'allosauro. Guarda lì, hanno fatto un cerchio. Hanno sete, fame, c'hanno tutto. Secondo me cadono tutti in coma. Non hanno tanto, Sono felice di sapere che ti... Allora, il Velox è uscito, quindi iniziamo a fare l'allosauro. E speriamo che facciano qualcosa di interessante. Anche se io penso di sapere già come andrà a finire, ma chi lo sa. Potrebbe, guarda come sgambetta bene. Sta ballando il tip tap. Tu non sai cosa ti sta per succedere, Velox. Sei escluso da tutto il tuo gruppone gigante. Cammini con la testa storta, ma dietro di te si sta per formare. Si sarà svegliato con un po' di cervicale, sai. Ma sì, perché non ci ha trovato. Dormito male. E quegli altri cosa combinano? Ah no, aspetta, sta guarda uscendo. Là dietro che sta uscendo il nostro allosauro. Surprise, motherfucker! Dai, ma il Velox ce l'avrà vita corta! Infatti mi sa che sta già scappando. Aiuto! Sta già scappando. Aiuto! Oddio, arriva! Sta arrivando! Aiuto! Guarda, corri! Maledetti, corri, Velox! Vi corri! Odio! Ecco, ciao Velox! Povero Velox! E il combattimento tra Velox e allosauro ha vinto l'allosauro. Questo era cattivo.
di combattimento, era proprio svantaggiosissimo. Ok, questo è andato. Diamo andiamo un'occhiata a vedere i nostri Velox. Non sono ancora impazziti, mi fa strano, che non sono ancora diventati incazzosi. Dai, facciamone altri, va. Ma come facciamone altri? Rimaniamo sì, senza soldi. Dai, prossimo combattimento, intanto non se ne formano altri. Allora, il prossimo combattimento sì, ce l'ha richiesto Terry. Vai Terry, cosa ci hai chiesto di bello? Ci ha chiesto 5 Velox. Aspetta, contro 5 Velox. Aspetta, guarda. Inizia a impazzire. Inizia a impazzire, guarda. Ma qui iniziano ad ammazzarsi a vicenda perché sono stanchi. Hanno fame. Hanno sete. Hanno tutto. Hanno no, sonno no. Guarda, combattono tra di loro. Vai, zoom vicino. Oh, guarda Dio, che ammucchiata. Oh, sembrano quanti, delle formiche. Quello cosa fa? Attacca qualcuno. Oh mio Dio, stanno attaccando il nostro. Quello che abbiamo selezionato è morto. Quello che abbiamo selezionato, no. O è quello che abbiamo selezionato che ha ucciso quello. Non capisco. Però è un altro che se lo mangia. Ah no, boh, è morto. I Velox sono cattivissimi. Guarda lì come si ammazzano anche là in fondo. Troppo cattivo questo combattimento. Troppo un massacro. Guarda lì. Si ingroppano l'uno con l'altro. Bene, mettere tanti Velox dentro una gabbia piccola piccola, succede questo. Tante formiche che combattono l'una tra di loro. E tanti messaggi della tizia qua che dice: no, Velox è morto. Comunque, stavamo dicendo che dobbiamo fare. Terry ci ha consigliato di fare un combattimento che è 5 Velox contro 10 galline. Ok, allora direi di fare prima le 10 galline. Facciamole qua. Qui c'è. No, c'è un erbivoro. Aspetta, sta dormendo, ne approfitto. dormi. Bravo, così si. Sento, io non ho dovuto prima sedarlo. E se si sveglia? Mettilo di là, ma dove c'è l'altra parte? Poverino, in fondo. È escluso? No, in fondo di là, vai, sì, di sì, lì. Sì, escluso. Oh, ecco, vai. No, più in fondo. Davanti alla macchina. Che secondo me si è rotta, dobbiamo riportarla indietro, ma io gli lascio davanti il dinosauro. Poi ci abbiamo la gabbia libera, quindi non farle. Vai a vedere i Velox. Ma sono là che succede una vicenda i Velox, guardali. Chi sarà l'ultimo che rimane in vediamo vita? Vediamo chi rimarrà in vita. Non mi interessa lì, allora. Abbiamo detto le quante galline? Galline 10. 10 galline. Così metti a fare le 10 galline e intanto guardiamo i Velox. Prima 5. Bene, guardali qui i nostri Velox che si ammazzano a vicenda. Vai, vediamoli bene da vicino. Vediamo. Guarda i Velox morti. Quanti cadaveri di Velox. E tante cacche in giro. Madonna, quanto cagano sti Velox. Madonna, che è? Devono lasciare le impronte, le tracce dove sono passati. Oh! Questo succede. Oddio, avete visto? Dobbiamo stare attenti che se la rompono questi ci fanno un botto di Velox nel palco. Quello lì, piuttosto che combattere con un suo compare, si suicida contro la gabbia. Ne rimarrà solo uno. Bene. E il vincitore lo metteremo nella gabbia degli erbivori. Esatto. Inquadra quelli col punto esclamativo. Hai visto? Vedi come combattono. Allora seguiamo questo qua. Ecco, uno lui ha ammazzato l'altro e questo qua ha ammazzato questo. E infatti. È un circolo vizioso. Ma io non capisco, in quella strada passano solo gli uomini delle pulizie. Tre. Ma quante belle galline. Poi cos'è che così mi poi già. Hai fatto 10 galline? Mancano giusto 2 forse, 3. Perfetto, poi 5 Velox. Va come corrono le galline felici. Sì, ma vai, come sono contente. Sì, sì. Brave. Sì, sì. Aspettate che come siete contenti. Gallinelle poco, felici. Dai, dovrebbe mancare 2. Vai con le ultime 2 e poi vediamo come si divertiranno i Velox. Bene, 5 Velox. Vai, andiamo con 5 Velox. Ok, però dobbiamo stare qua perché appena uscirà il primo sicuramente il primo andrà a ucciderli malamente. Esatto, qui c'è anche una capra. Si divertono con le capre. Sì. È vero. No. Corrono le galline con le capre. La capra mi sembra sconvolta. Però è contenta. Felice pure lei. Dice che bello. Corro con i dinosauri. Ma che belli che corrono qua tutti davanti. Eccolo. E non mi faranno allora, mai del male. Appena esce dobbiamo riuscire a prenderlo e vedere subito. Guardalo dalla sua inquadratura. Una cacca.
Contro cosa andrà il nostro Velox? Il primo Velox. Me la vedo facile qua. Eccolo, eccolo che sclera. Guardalo, è partito. È partito? No, dai, non contro ma la no, capra. Ma no, perché la capra? Sfigato, hai sbagliato. E adesso è tranquillo, noi andiamo sull'altro. Vai, contiamo prossimo. Su di te, vediamo. Tu mi sembri adesso più fa un'altra furbo. Cagata pure lui, guardalo, guardalo. No. Dove va? Non ti frego le galline. Adesso attacca il suo compare. Sì, guarda, mi aspetterei di tutto dai nostri. Oh, ma le vede le galline? Ma che ci sono un botto di galline là dietro, eh. Aspetta, aspetta, ci sta pensando. Aspetta che vedo che ce n'è un altro, quindi. Oh, guarda, mi sono passati vicine, qualcuno le prenderà. Guarda, 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 sono guarda, partiti in coppia. Vai, vai, vai. Basta. Oh, vergogna. La scelta. Oh, eccone una. Prima gallina è andata. Ma non è ancora morta. Viva. Oh, c'è. Pensa l'altra. In due contro uno non vale, infami. Ecco. Però adesso questi qua se ne staranno tranquilli e non vorranno più fare un cavolo. Vabbè, tanto ne arrivano altri di Velociraptor. Guardalo là. Guardalo, ecco un altro che pro. Dove vuoi andare? Corri, corri. Corri. È inutile che urli. Prendile. Guarda quante ce ne sono tre lì. Ma sono veloci. Le galline. Salta, salta, prendi. Vai, non ce la fa. Non ce la può c'ha fare. C'ha il codino, c'ha il codino. Ecco. Ce l'ha fatta. Non l'ha ucciso, ma ce l'ha fatta a prenderla. L'altro fa una cagata. Cos'è, ti sei soddisfatto? Adesso non lo vuoi più prendere? Corri, non so cosa fare. Adesso sono le galline che attaccano lui. Nel dubbio attacchiamo. Vedo che ce l'hanno abbastanza dura, eh. Guardalo, questo, questo. Guarda come lo rincorre. L'ha preso. Questa volta questo l'ha ucciso. Ma sono stupide le galline. Che cavolo gli corrono vicino. Ma adesso sai che quando una volta che hanno cacciato sono tranquilli. Boh, ora vivranno in pace e in armonia. Tutti felici. Questa è a caccia, è a caccia. Sono a caccia. Vai, vai, caccia. Oh. Bene, bene, bene. No, oh, non ce l'ha fatta, dai. C'era l'altro, potevi prendere dietro l'albero. E infatti lui questo qua si è incazzato con quello lì, È il leader, infatti. Il leader ha detto, perché non mi hai aiutato? Dobbiamo prenderli. Licenziato. Vado da solo, faccio prima. Tutti miei, tutti miei, tutti miei. E voi prendere. Oh, ce l'ha fatta prendere qualcuno. Vedi il leader. No, non ce l'ha fatta ancora il leader. Madonna, ma che ancora... ma ce la fanno i nostri Velox. Cacchio, gli ha spezzato il collo. Guardali, guardali. Non vanno di strategia, però. È di lì, dai che ce la puoi fare. Corri! Non sanno neanche loro dove andare, perché sono troppo veloci queste galline. Oh, vedi, questa è riuscita a prenderla. Sì, ci credo, gli è andata a sbattere addosso, cazzarola. Infatti. E tu saresti il capogruppo, allora come sono messi gli altri se tu non riesci a ucciderli? E continua a correre dietro, guarda anche quell'altro che era contento. Eccolo, l'ha presa. L'ha uccisa? Sì, ce l'ha fatta. Oh. Bene. Allora, visto che questo ce l'ha fatta, ce ne sono altri che sono in fase cacciosa. No. Fa vedere se è rimasto un solo Velociraptor di là. Mi sì, è rimasto sì. Uno. Allora, addormentalo e lo portiamo di là. Tu sei il vincitore di questa mini gabbia. Dormi e ti portiamo in un posto felice. Potrai bere. Infatti, potrai bere quanto vuoi. Bene. Le galline sono sulla destra. Oh, ok, questo dorme. Però mi sa che si sveglia quando tutto il gioco è finito. Vabbè, tanto poi lo scontro. Terry ci ha chiesto un altro scontro. Cioè 5 Velox contro 2 Ceratosauri. Vabbè, i Velox saranno 6 perché c'hai 6, 5 più il vincitore. Più il vincitore, dai. Però vabbè, contro? Dai, non importa. Contro 2 Ceratosauri. Quindi morti questi ci devono fare 3 Ceratosauri qua dentro? Certo. Bene, bene. Oh, sembra che adesso cooperano. Cooperano perché c'è essere il capogruppo che gli dice cosa fare. Oh, hai visto, ce l'hanno fatta. Adesso sì che ragionano. La gallina che girava intorno a quello addormentato. Guarda, si è svegliato. Sta svegliando, vediamo cosa fa. Oh, ha sete. È ancora impanicato. È arrabbiato. Secondo me attacca i suoi compari. È un po' andato in coma. No, è andato in coma. Fammi vedere se è davvero in coma. Sì. Ripiglialo. Rivivi. Sei il vincitore. Rivivisci. Rivivisci perché sei il nostro vincitore. Non puoi morirci così. Rianima. Tu devi sopravvivere. Sei l'icona della vittoria! Ce l'ha fatta. No!
No, finalmente è arrivato nel paradiso terrestre. Non potevi bere, mangiare, attaccare le galline. Comunque allora il combattimento sarà 4 velox o 5, così. Quindi 5. Praticamente ha vinto un velociraptor, ha vinto, però poi è morto perché non ce l'ha fatta a sopportare lo stress. Si vogliono sono bene. Sono tranquilli, adesso si incazzano e lo mangiano. Che ma... è felice, gioca nell'acqua. L'acqua è mia, non puoi avvicinarti. Ecco, boom, è impazzito. Che le zampettine. Rimane lì con la testa su. Oh, come sono felice, ho bevuto. Oh, e adesso non ti viene fame? Non bere ancora. Sicurezza. Ma come vivono tranquilli i nostri dinosauri? Ecco. Si è avvicinato troppo all'acqua, no? In due. Oh mio Dio. In due. Ed è ancora viva. Com'è possibile? Fuggi, gallina, fuggi. Ste galline hanno una resistenza assurda. Tra poco si sbattono contro le gabbie. Questa è andata. No, a me dispiace che il vincitore non ce l'ha fatta. E anche a me dispiace. Ok ragazzi, sì. Nel prossimo video vedremo questi velox, che ormai sono arrivati 5 perché il sesto è morto. Il sesto, cioè il vincitore è andato. E contro i ceratosauri, come ci ha chiesto Terry. Sì. Poi nel prossimo video vedremo anche i combattimenti che ci ha consigliato Afterman, Aldo e Dragone 13. Esatto, tranquilli, che li facciamo tutti i combattimenti. Quindi non perdetevelo, non perdetevi il nostro giveaway. E soprattutto non perdetevi il nostro giveaway. Quindi, se questo video vi è piaciuto, potete iscrivervi, lasciarci un bel like e un commento qua sotto. Potete trovarci sui nostri social network, che sono Facebook e Instagram. E potete venire a trovarci, farci compagnia, scriverci, parlare, come quello che volete fare, sul nostro Discord. E che dire? Da Dark Clue è tutto, ad un prossimo video!